bentornati a 5 minuti con la rubrica settimanale in cui si approfondiscono i vari particolari sul mondo del moglie vallesina. Questa settimana trascorreremo 5 minuti con il dottor Marco Catani, nuovo sponsor del moglie vallesina con un occhio particolare proprio al settore giovanile. Benvenuto. Anche a lei. Dottor Catani, cosa innanzitutto la spinta a sostenere il progetto moglie vallesina? Allora, i motivi sono molteplici. Adesso dovessi fare una scala dei valori, sinceramente metterei per primo il discorso del settore giovanile. Una scelta di cuore perché i giovani mi hanno sostenuti, sono il nostro futuro. Cioè, è un po' lo zoccolo duro della società. E anche lo zoccolo duro dell'associazione sportiva, perché effettivamente i giovani sono importantissimi. Al di là di questo c'è un contesto socio-economico che è moglie, Maiorati Spontini, che va sostenuto, perché è un contesto importante che, nonostante la crisi economica che noi tutti conosciamo, sta reggendo abbastanza bene, ma e che secondo me merita anche una platea diversa, perché è una bellissima realtà questo territorio. Di conseguenza la società sportiva va seguita, perché anche in questo caso la stessa società, secondo me, meriterebbe una categoria diversa. Ha posto l'accento in particolare proprio sui giovani, sul settore giovanile, in un momento probabilmente anche cruciale, no? Come questo che sta vivendo il mondo del calcio. Dunque, secondo lei il settore giovanile è fondamentale per poi creare le solide basi per lo sbocco in prima squadra dei ragazzi, dei giovani? È fondamentale, secondo me, la prima cosa, perché secondo me è stato sempre così, oggi in modo particolare. Perché? Perché i ragazzi sono il nostro futuro, cioè i ragazzi quindi vanno sostenuti. Fortunatamente qui io ho potuto, conosco bene tutti, dal presidente a tutti i consiglieri, ha una struttura societaria importante e ho deciso di sposare questo progetto perché questi ragazzi, secondo me, sono comunque guidati da persone valide. E il ragazzo va sostenuto, ribadisco, perché è il nostro futuro. Io faccio l'esempio, forse vivi per esperienza, no? Anche qui una scelta di cuore, perché io ricordo benissimo quando ero più giovane, qualche anno fa, e ai tempi miei non c'erano le strutture, cioè tantissimi ragazzi come noi giocavamo in mezzo alla strada con il rischio delle macchine, non c'erano proprio le strutture, addirittura giocavamo nel parco vicino a casa nostra con il rischio che passavano i vicini, cioè eravamo veramente osteggiati perché non c'erano queste strutture che ci aiutassero a crescere. Per cui lei può capire quanto per me è importante sostenere questi ragazzi. Ribadisco, io ho fatto questa scelta di cuore, il ragazzo è fondamentale, è lo zoccolo duro, e poi il ragazzo deve essere, alla fin fine deve finire il percorso come? Avere uno sbocco importante nella prima squadra. Ma noi questo sbocco lo creiamo creando la struttura solida. E per creare una struttura solida ci vogliono delle persone valide, che ci sono, ma ci vogliono anche le risorse finanziarie. Se tutti ci giriamo di fronte all'esigenza di una società da un'altra parte, sicuramente i problemi non li risolviamo, ci cadono addosso. Mi ricollego a questo proprio per l'ultima domanda. Dunque, moglie è comunque l'esempio che si può fare bene anche in un piccolo centro, le cose possono essere fatte bene, seriamente, con impegno e lavoro, anche in una realtà più piccola. Questo, secondo me, è proprio quello che le dicevo prima. Se ci sono persone valide, no, tu riesci a far tutto. Se segui i giusti principi, prima di tutto voglio lavorare, la prima cosa. Perché se c'è questa, io penso arrivi dappertutto. Ci sono persone validissime, come effettivamente esistono nel territorio, ma nel caso specifico nella società, riesce a far tutto. Il motivo mio in particolare, poi chiudo, non vorrei dilungarmi oltre, è che il discorso del giovane, una scelta di cuore. Il giovane è fondamentale perché è il nostro futuro, ma il giovane va guidato.
cioè il giovane è in balia un po' dell'ambiente. La prima, il primo punto, la prima, il primo posto dove viene a questo punto educato la famiglia, poi il contesto dove vivi. Certo. Ai tempi miei c'erano gli oratori, oggi non esistono più, e qui esiste la società sportiva Moglie Vallesina, che secondo me, ripeto, è guidata da persone valide che riescono, secondo me, a far crescere bene questi ragazzi. Talking to me.